Ciao, sono Sonia Mariotti, questo è il mio nuovo singolo Pure Pain, a tra poco su Videotop. A Videotop con grande piacere ritroviamo Sonia Mariotti. Benvenuta Sonia. Ciao, ciao, ciao. Ritroviamo perché chi si fosse perso un appuntamento precedente aveva presentato il suo album Murales. Quanto tempo è passato? Io ero venuta qua ad ottobre del 2013. Sembra ieri, guarda. Adesso andranno a fare i confronti, no? Da Murales, ritornando al discorso musicale, abbiamo fatto un passo oltre, adesso sì. Naturalmente c'è un nuovo singolo. Sì, allora questo è Pure Pain ed è un singolo in inglese. È stato volutamente fatto così perché in pratica sono stata un po' messa sotto esame dal portale Vevo. Mm-hmm. Conosci? Hai voglia. E quindi volevano un brano internazionale per inserirmi come unica italiana indipendente per ora. Poi non so se questo in seguito c'è stata una forma di esperimento, ma io faccio un po' la cavia in tutte le parti. No, io sono orgogliosissima di questa cosa perché comunque è una vetrina importante di un certo spessore, perché se non hai qualcosa di grosso alle spalle o un successo o comunque uno storico discografico non puoi accedere. Questo è un brano molto di spessore, ma a me mi danno quei ruoli molto drammatici, no? Perché mi escono bene, io passo un po' dal drammatico alla follia, sai, sono una bipolare, ma nel senso artistico e nella vita sono abbastanza tranquilla. E quindi questo singolo, Pure Pain, parla, che è dolore puro, va a toccare la tematica della guerra. Abbiamo parlato della guerra in generale, che è una cosa che devastante in qualsiasi epoca e in qualsiasi anno. Abbiamo creato un video carino che è piaciuto anche a Vevo, quindi l'hanno inserito. E il mio regista è un ragazzo giovane, si chiama Marco Del Torchio. Cioè Marco è giovanissimo. Marco è giovanissimo, ha 19 anni, è un genietto, io dico sempre quel gran genio del mio amico citando Battisti. Abbiamo scelto tre location, uno lo studio di registrazione è la location base, poi siamo andati su al Veglio, Monte Crestese, perché c'è, devi sapere, Paolo. Stiamo parlando provincia di Verbania. Verbania, un'ora di stradina, poi una bella trottata. Vabbè, ne è valsa la pena, perché qua c'è un villaggio abbandonato, un intero villaggio. Mm. Quindi avevamo tante cose a disposizione, abbiamo colto dei particolari fondamentali. Sì. Pensa che il mio numero preferito è il 17, non toccatevi niente perché comunque a me piace. Concordo. E io sono arrivata in questa location, una delle case abbandonate era il 17, l'ho assunto. Prendi il dettaglio. Dalla serie Un percorso, un destino. Sì, quando dici ma sono a casa, no? Certo. E poi niente, sull'altra parte, entrando in queste, dovevi anche stare attento perché c'era il rischio poi di crollare, era tutto molto diroccato. E c'era la data di mia madre sulla murata. È stata una cosa, la data di nascita di mia mamma, quindi è stata una cosa. Oh, ho detto, della serie, sono qua, vuol dire devo tutto, stare non vuol qui. Dire niente, però esatto. Quando i numeri sono quando così i numeri indicativi, ci sono perché non e quello che conta, ragazzi, sono i numeri adesso, i numeri, se non fai i numeri. I tempi moderni vogliono i numeri. Sì. Di
dicevamo con Pure Pain, è un'anticipazione a proposito di numeri di una moltiplicazione di brani, perché non è l'ultimo che verrà raccolto in un album al quale stai lavorando. Sto lavorando a due brani, sto facendo un brano estivo perché mi hanno detto non fai mai la canzoncina. Vedi? Ecco, hai capito. Quindi della serie varie sfaccettature, anche una Sonia versione leggera. Sto facendo una cosa leggera. Mi sto inventando qualcosa. Dalla guerra di Pure Pain. Però è giusto, ho questa fortuna giusto, qua. Le varie sfaccettature dell'artista. Sì, esatto. Invece il prossimo brano di settembre sarà un altro bello introspettivo, come piacciono a me, quelli belli sofferti. Belli tosti. Però voglio un arrangiamento bello tosto stavolta, andiamo molto sul rock. Di solito per quanto riguarda la composizione di questi brani, testi... Sì. Bravo, musica. Questa è una cosa. E beh, i testi la maggior parte sono miei. E questo brano invece, io l'inglese, cioè se mi dai un foglio, sono fortunata perché ho una buona pronuncia, però te lo canto, magari non, in un discorso sensato certo. A questi livelli non mi è possibile. Quindi ho uno dei miei autori del cuore che è Dino Vollaro, che è madrelingua, ma per un dono di natura più che altro. E poi c'è sempre dentro Sergio Vinci, l'altro autore. Naturalmente per seguirti nelle tue evoluzioni, anche sì. Appuntamenti live futuri. Live ne ho fatti, ho fatto l'ultimo a Vigevano, adesso sto aspettando per fare qualcosa a Milano. Io sono su tutti i social network, sono su Facebook, ho la pagina artistica verificata perché ecco, Marco... Ecco, attenzione perché è il bollino, adesso ho il bollino così non si vede ma c'è. Blu della Chiquita, sì, quello, ho il bollino quello. Blu perché Marco mi dice dillo perché è importante, ma non quanto Paolo per noi, per i giovanissimi, la pagina verificata è una cosa come il canale di Vevo, perché poi in automatico con Vevo ti vanno a verificare un po' i tuoi social. Mi sembra giusto. Ascolta, allora facciamo una cosa, giubbotto ok, perfetto, adesso la prossima volta se c'è brano estivo, bikini, scegli tu poi come proporti. Sì, bel salvagente. Con la paperella. La bella okay. Sciarpella. Andiamo, mettiamo il gommone qua. Braccioli. E ci saliamo tutti. Per ora ricordate Pure Pain, il nuovo di Sonia Mariotti. Grazie Sonia. Grazie a voi, grazie.